Ciao, non hai le scatole piene delle cattive notizie? Cercando di restare in contatto e prendendo spunto dal progetto 100 Happy Days, abbiamo deciso con pochi mezzi e tanta buona volontà di condividere solo cose belle. Chi siamo noi? Un gruppo di lettori che partecipano a gruppi di lettura di Casa Serio Editore e in giro per il web. Benvenuti! Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una puntata di un podcast per Casa Serio Editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta particolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che la risposta collettiva funzionava. E così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque voglia accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. E benvenuti alla 100ª puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Ciao! Non è semplice riassumere questa avventura in poche parole. Non domandarci la formula che i mondi possa aprirti, diceva Montale in una poesia che credo di aver malamente recitato in una delle puntate precedenti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Ecco, qui, fra tutte le voci, non c'è una parola che sia andata sprecata, nessuna è stata tralasciata. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Non volevamo perdere un'amica e un orso, non volevamo perderci nelle cattive notizie, non volevamo che il silenzio dalle voci amiche ci assordasse, non volevamo che nessuno si sentisse solo. Non siamo professionisti, ma nel percorso qualcosa in più l'abbiamo imparata. Non sapevamo che dire e abbiamo riempito intere mezz'ore ogni giorno. Parlavamo per pochi e invece siamo stati ascoltati da molti e anche in molti paesi diversi. E così, oggi, festeggiamo un inaspettato traguardo. Anzi, degli inaspettati traguardi. 100 giorni insieme. 100 puntate insieme. Più di 2000 ascolti, delle amicizie consolidate e tante storie scritte, lette, vissute e raccontate. Un orso tornato a casa e un'amica tornata più forte di prima. Voci dall'Italia, così come l'avete ascoltata sino ad oggi e come dice la sua sigla, nasce in un momento di pandemia per dire solo cose belle da ascoltare la mattina. E ora, grazie alle nuove condizioni di vita, Voci dall'Italia necessita di un restyling e quindi ci diciamo un arrivederci e non un addio ad una nuova versione, la seconda stagione, rinnovata, ma che non dimentichi il grande potere e sollievo della messaggistica allegramente sconclusionata che è passata e continuerà a passare sulle sue frequenze. E quindi, ringraziando tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto, vi diciamo arrivederci e state allerta perché noi presto saremo di nuovo qui. Ciao! Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, sono tornata nello stesso giardino in cui ho registrato tanti messaggi dal 17 marzo in poi. Oggi è il giorno numero 100, siamo arrivati alla fine del percorso dei nostri 100 Happy Days. Come prima cosa voglio ringraziare ancora tutti e ricordarvi che le puntate di Voci dall'Italia, tutte le 100 puntate di Voci dall'Italia, sono disponibili e saranno disponibili nei prossimi mesi e anni sul canale di Leggendo Libri di Simona Scravaglieri, su moltissime piattaforme da YouTube, Spreaker, iTunes, Google Podcast, eccetera eccetera. Inoltre sono presenti anche sui social Twitter e Facebook con l'hashtag Voci dall'Italia. Quindi se avete voglia di
tornare indietro nel tempo e riascoltarle per commuovervi, per ridere, per sognare ancora, oppure per semplicemente trascorrere un momento insieme, o anche farvi consigliare uno dei 450 libri che abbiamo citato, perché ho fatto un conto spannometrico, circa 4-5 persone per puntata, ognuno consiglia un libro per 100 puntate, almeno 500 libri li abbiamo consigliati, e potete ritornare a riascoltarle. Detto questo, io sono tornata qua a Biella, nel giardino dei miei genitori, perché dovevo fare alcune cose, e ne approfitterò perché, visto che oggi 23 giugno del 2020 è la notte di San Giovanni Battista, domani è San Giovanni Battista il 24, ne approfitterò per fare l'acqua di San Giovanni, cioè raccoglierò un po' di fiori, quelli che sono rimasti dopo la primavera, e li immergerò in una bacinella piena d'acqua che lascerò esposta per tutta la notte ai raggi della luna. Questo farà l'acqua fiorita di San Giovanni, cioè un'acqua dalle proprietà magiche, e la proprietà magica è quella di far avverare i desideri nel giro di un anno. Quindi mi raccomando, desiderate fortissimo domani, che è San Giovanni, perché io esprimerò l'intenzione di far avverare tutti i vostri desideri. Il mio desiderio è che i vostri desideri si avverino, e quindi desiderate bene. E su questo vi do la conclusione del percorso dei 100 Happy Days. Sapete che io l'ho strutturato come un gioco, e quando si arriva alla fine, ciò che io dico sempre è: ora che hai concluso i 100 Happy Days, ricordati nella tua vita di essere re o regina della tua vita. Questo significa che quello che tu hai imparato in 100 giorni è che qualunque cosa succeda all'esterno, sei tu che hai il potere. Sei tu che decidi come vuoi sentirti. Non importa se fuori c'è una brutta situazione economica, hai problemi in famiglia, hai problemi con gli amici, ti senti male, non sei in salute, c'è una pandemia, tanto per fare l'esempio del 2020, o qualunque altra cosa succeda. L'importante è che tu ti ricordi una volta al giorno, per 100 giorni, di connetterti al tuo cuore e essere grato nel qui e ora. Ed è così che si attiva la regalità, cioè l'essere degno di un re. Questa parola io ve la dono, spero che la custodirete con molta cura, come si fa con i bambini molto piccoli, perché è la parola chiave che ci aiuta ad accedere al prossimo stadio. Regalità. Qualsiasi scelta farete, controllate bene che sia degna di un re o di una regina, quali siete voi che avete imparato che siete i sovrani di come volete sentirvi. Basta farci influenzare da ciò che accade fuori, riprendiamo il controllo di come vogliamo stare, e ricordiamoci che l'energia della gratitudine in questo è proprio, ci aiuta tantissimo. Per cui ciao a tutti, è stato un vero onore condurre questa puntata, questa edizione speciale dei 100 Happy Days in versione podcast. Vi ringrazio ancora tutti, io sono Alessandra Pagani, mi trovate come una lettrice sul blog www.unalettrice.org, sui canali social e in giro per il web. Un abbraccio a tutti, ciao ciao. Oh, Maria da Roma, oggi è l'ultima puntata e io, che non amo i saluti, non mi dilungherò molto, ma non posso non ringraziare prima di tutto Simona. Senza di te, sorella, come avrei fatto? Ma il mio grazie va a tutti voi che mi avete fatto sentire amata e coccolata, voi che mi avete dedicato pensieri, parole, e avete pure acceso per noi delle lucette su un balcone, una cosa che non dimenticheremo mai. Il mio grazie è un grazie da orso per tutto quello che avete fatto per noi. Scusatemi, mi fermo così. Vi abbraccio e grazie ancora a tutti, tutti. Federica da Roma, un breve saluto che spero un arrivederci, anzi un risentirci.
Le voci di questo podcast mi hanno fatto compagnia, specialmente nel periodo del confinamento, del lockdown per dirla all'inglese, ma anche e soprattutto dopo, che per me forse è stato un po' più faticoso del periodo precedente. E da voi ho imparato, ho sorriso, mi avete commossa, mi avete sorpreso, insomma, mi avete anche insegnato a esprimere un sentimento che forse trascuriamo e che si esprime semplicemente con un grazie. Grazie, bisogna dirlo più spesso. Grazie soprattutto a Irene e a Simona per averci dato questa opportunità. A presto, vi voglio bene. Ciao, sono Irene da Barcellona. Oggi il mio pensiero positivo va a un'esperienza davvero speciale che ho vissuto ormai qualche anno fa. Andavo al liceo, avevo 14 anni circa, o 15, non ricordo bene, e non frequentavo le lezioni di religione come tutti gli altri, ma un corso di educazione musicale. E la nostra professoressa, in realtà in classe eravamo soltanto in 6 di diverse sezioni, la nostra professoressa, che ricordo con moltissimo piacere, la professoressa Pacello, ci disse che per comprendere effettivamente la musica avremmo dovuto assistere a un concerto di musica classica. Quindi in una delle prime lezioni ci portò a vedere un concerto all'Accademia di Santa Cecilia. E si trattava di un concerto di musica classica, non ricordo diretto da chi, ma ricordo qual era l'opera. Si trattava di Pierino e il Lupo. Io non avevo mai visto un concerto di musica classica, eppure vedere tutte quelle persone sul palco e i violini illuminati dalle luci della sala che si muovevano a sincrono, e non so, forse l'atmosfera, forse il fatto che fosse il mio primo concerto di musica classica, ma il suono che era così avvolgente, così forte, forse addirittura più forte di un concerto normale, non so perché, però mi commossi così tanto che la professoressa Pacello dovette sedersi accanto a me per dirmi: guarda, è normale, anch'io mi sono commossa al mio primo concerto di musica classica. E io ho poi insieme a lei visto anche l'opera, e anche lì è stata un'esperienza bellissima che ricordo con moltissimo piacere, nonostante l'opera fosse in tedesco, perché era Tristano e Isotta. Quindi il mio pensiero positivo oggi va a tutte le prime volte che abbiamo vissuto un'esperienza bellissima della quale porteremo con noi un ricordo meraviglioso per sempre. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Valeria da Roma. 100, mi sembra veramente incredibile, ma siamo arrivati alla puntata numero 100 di questo meraviglioso podcast, e veramente grazie ancora a tutti. Oggi voglio praticamente dedicare il mio intervento solo a ringraziamenti, perché veramente mi fa piacere ripetervi ancora una volta quanto siete stati preziosi in queste settimane molto complicate, e ascoltarvi tutte le mattine, insomma, mentre facevo la fila al supermercato, file a volte più lunghe di un'ora, mascherina, guanti, insomma, con i disagi che abbiamo vissuto tutti, siete veramente stati tutti un balsamo preziosissimo, siete stati veramente quella carica in più di cui veramente c'era bisogno per affrontare le giornate. Per il discorso dei 100 happy days di Alessandra, devo ammettere che all'inizio io ero una di quelle scettiche, cioè nel senso apprezzavo molto i suoi interventi, ma non capivo, soprattutto in certi giorni, come si potesse nonostante tutto trovare le cose positive, e invece, insomma, per fortuna mi sono resa conto che comunque ha ragione, anche nei momenti in cui tutto ci sembra più difficile, e in fondo tutti questi motivi per essere grati nel qui e ora sembra che latitino, però effettivamente siamo più fortunati
di sempre, di tante altre persone al mondo, e quindi quel sottolineare, insomma, il bicchiere mezzo pieno e le cose positive che ci sono nelle nostre vite, comunque mi ha fatto bene ascoltarla, soprattutto forse nei momenti, nei giorni in cui più faticavo a trovare le ragioni per gioire o comunque per essere anche mediamente, moderatamente contenta, insomma, di alcune cose della mia vita. Veramente ancora grazie di cuore a lei e a Simona in particolare per il grandissimo lavoro di montaggio di questi podcast, per le idee, insomma per l'idea, anche a Irene da Barcellona che è intervenuta poco, ma quando è intervenuta l'ho sempre apprezzata molto, e ancora insomma a tutti gli altri, ieri ho ringraziato chi è intervenuto poco, ma insomma in particolare Federica e Francesca, che quando le ho ascoltate l'ho sempre fatto con grandissimo piacere, sempre interventi molto interessanti. Paola, ovviamente, come non ricordarla, da Messina, insomma la sua esperienza, la sua grazia per me è sempre un dono meraviglioso. Anche Marco dalla provincia di Napoli, sempre molto divertente, veramente grazie. Massimo, che spesso ci ha regalato anche interventi musicali che ho apprezzato tantissimo. Marina, anche veramente, non solo per i consigli di lettura che abbiamo dato in tanti, ma anche proprio perché spesso ci ha raccontato la sua vita, il suo sguardo sul mondo durante la pandemia, la sua esperienza, la sua sicilianità, tante volte veramente l'ho gradita moltissimo. E poi ovviamente penso che la cosa più bella e più emozionante che ci sia stata Maria ed Orso, quando finalmente, insomma, dopo un po' che era uscito dall'ospedale, anche lui è riuscito ad intervenire nei nostri podcast. Insomma, è stata veramente una grandissima emozione. Penso che sia per chi crede, sia per chi insomma l'ha fatto più laicamente, insomma il nostro pensiero che è andato ad Orso che combatteva in ospedale, insomma, mentre facevamo questi podcast, è stato veramente molto molto bello e molto emozionante anche insomma avere a che fare, per fortuna, con uno di quei casi in cui per fortuna insomma il malato è guarito, ecco. Quindi è stato veramente bellissimo poter insomma mandare i nostri pensieri affettuosi a lui, a Maria, e poi insomma aver avuto la grandissima gioia di vederlo insomma di nuovo ricongiunto alla sua Maria, e non solo, insomma anche partecipante con lei in questo programma. Insomma, grazie veramente in particolare anche a Maria, perché anche lei spessissimo per come è lei e per i suoi consigli, insomma anche lì molto spesso divertenti, arguti e non scontati, che veramente mi hanno dato tanto. E niente, grazie ancora, un grandissimo abbraccio. Se volete ascoltarmi in un podcast, sempre su Spreaker, ultimamente ho fatto parte di Radio Svolta. Se andate a cercare Radio Svolta, il programma Colto Ascolto, in questi giorni c'è la lettura del libro della giungla di Kipling, e tra le voci c'è anche la mia. E vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata ed altri 100, 1000, 10.000 di questi giorni, speriamo sempre giorni felici nonostante tutto. Un abbraccio, a presto. E un ultimo messaggio dalla regia. Basta consigliare questi libri troppo belli che poi la regia fa fallita perché si ricompra tutti. Ciao a tutti e a presto.